Allora, abbiamo questo e poi la rattura. Una rattura, campo 3 e fertilizzazione. Aspetta, la rattura, campo 3, lo accetto. Campo 3 qual è? Campo 3. Ok, la rattura. Vediamo un po' cosa usare. Questo? No. Abbiamo John Deere. Dov'è? Questo no, questo no. Dove cacchio? Questo è. No, questo. Campo 3. Ah, la tua. Via. Fatto l'altra volta. Grazie, credo che sono io. Allora, questo qua. Dov'è che devo andare? Che non mi ricordo più. Allora. Attiva questo. Barretto di zucchero va all'Andel. Andel. Che è. Mi sembra in fondo al negozio, qua. Questo mi sembra, eccolo qua. Oddio, dov'è il negozio qua? Questo. Oh, mi ricordo più una mazza, eh. Il negozio è qua. Attraverso un negozio, mi sa, eh. Tanto è aperto. Adesso mi ricordo dov'è. È qua in fondo. Vicino a quello delle patate, questo qua. Vai. Poi cos'era l'altro? Di contratto era fertilizzazione, ma non ce ne sono più poi.
Prendiamo anche questo, dai. Tanto ormai. Soldi, soldi, soldi. Fertilizzazione, io ce l'ho cose per fertilizzare, sì, 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 sì. Facciamo fila indietro. Quindi io lo ripeto quando scende che stiamo nella parte giusta. Ops. Ok, fermiamo. Va bene, dai, dov'è l'altro? Oh, siamo qua. Bene, allora io direi di prendere invece questo qua, il Mustang. Fertilizzante, non mi ricordo più il campo adesso. E andare a fertilizzare. Ops, piccola compressione per l'uscita. Allora, dov'era il campo? Campo fertilizzante numero 9. E 9, dove sta? Il 9, il 9 è questo qua, vicino a quello dell'altra raccolta. Facciamo di qua. Questo di un attimo lo facciamo. Oh cavolo, non ci passa qua. Ops, questo qua mi ha fatto già. Oh cavolo, da che parte si va? Non da qua. Comunque ha fatto un cestino a mia uva.
questo, ah no, questo è non rovino niente, no. Qui a vederlo è da un po' circa cosa abbiamo nella mappa. Dov'è la risparmia? Sono i bordi esterni poi. Poi vediamo. Intanto che va avanti, guardiamo un po'. Eccolo. 9. Ah, così è impossibile, così non si vede niente. L'angolino manca, però la missione finisce un po' prima. Quindi ecco, c'è parte centrale. Campo 3 finito, che era la rottura. Spegni, qualcosa. Ok. Così va bene. Ok, campo su nuovo finito. Già che sono qua, ho una scaricata della macchina là. Ciao Chico, buonasera, benvenuto. Allora, scarichiamo sto coso. E vai di barba dietro, eh? 19.000 euro. Non mi ricordo quanto ho pagato. 30.000. Allora, via di qua, giù in fondo e torniamo indietro. Giù dritto, facciamo il giro lungo, poi scarichiamo e arriviamo sul negozio. Poche manovre, poche ma buone. Quanto fa? 68 all'ora. Comunque
completamente contato il 10%. Stavo leggendo. Ecco. Ops. Questa. Barbabietole. Quando porti una mappa con macchine vecchie? Non lo so, quando trovo la mappa giusta. Adesso sto portando questa perché mi piace, Love Bergman mi è sempre piaciuta. E poi, la settimana scorsa, avevamo già organizzato di fare anche il multi con questa mappa, con Guido e altri. Solo che poi sono mancato qualche giorno, sono andato al mare, sono tornato ieri sera e vediamo di organizzare qualcosa. Poi mancherò ancora qualche giorno e poi dovrei essere qua definitivamente. Ecco l'attraversamento del negozio. E poi qualche mappa con mezzi vecchi. Sì, mi è sempre piaciuta, l'ho sempre fatta, devo solo che non ho ancora la mappa giusta. Old Steam Farm che si chiama, forse quella si presta un pochettino. Forse quella lì un pochettino si presta. Vai, quant'è qua? Allora qua faccio. Stare attento perché sto qua gira e mi cadura contatto tutte le volte. Anche finito là. Via 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 via, va 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 va. Vabbè, andiamo a portare via il trattore, questo. E l'altro che ha fatto la rattura, chiudiamo le due missioni, vediamo se ce ne sono altre da fare perché devo recuperare un po' di soldi. Ok, lasciamolo qua. Dov'è questo? Facciamo il pieno di questo. C'ho il peso quasi che c'ho il peso. Ok, aspetta fino a quando trovi una mappa. Beh, se tu hai una mappa da consigliarmi, bene. Io magari non la conosco perché adesso ho iniziato proprio adesso ancora a cercare, ma e magari c'è una mappa e io non la conosco, quindi. Ok, carichiamo, perfetto. Poi spero che sistemino quel problema delle cose che cadono dallo scaffale. Adesso lo lascio così. Vedi, tutto per terra, era su tutto nello scaffale, poi quando esci dentro dalla partita trovi per terra tutto. Ok, andiamo a prendere il Johnny, eccolo qua. Finita la missione anche per lui. Devo fare ancora un carico d'erba.
poi riempirlo un po', lo fare insilato con l'erba che ho tagliato. Adesso devo andare a vedere il mio prato come è messo. Ok. Allora, intanto che sono qua, potrei andare a vedere le galline che non mi ricordo più a che punto sono. Ne con le uova. Ah, le uova, devo andare a vendere le uova io. Il periodo era questo, mi sembra. Guarda, le uova sono già qua pronte. Qua, eccole. Qui ne mancano un po', intanto prendo questa. Eh sì, era il periodo delle uova queste qua. Adesso guardo. Le metto su un po' così tanto ci stanno. Allora, a parte che se devo andare a vendere mi va bene anche quella. È un po' che aspetto di andare a venderle perché il periodo, se non sbaglio, era ottobre o forse novembre. Adesso guardo. Ottobre-novembre. Tac. Sto pensando ancora alla mappa vecchia. Devo farm. Ui, che sbando qua, eh. Non c'è ancora una mappa che mi piace, piace proprio a me almeno, come per fare una carriera con i vecchi trattori, con. E che poi, quelle che usavo sul 19, avevo il cosplay. Mi facevo fare al cosplay i campi anche se erano grandissimi o comunque in confronto ai mezzi vecchi che sono piccoli, il cosplay si arrangiava, io facevo altro, ma invece così qua l'aiutante non sempre ci arriva a far tutto, anzi tante volte fa fare dei giri strani. Boh, io preferivo il cosplay. Allora, adesso vediamo un po', c'è anche un po' di sporco qua. Diamogli da mangiare, niente, perché? Ah, è già pieno. No! Tira dentro, ok, basta. Quindi lascialo qua. Bene. Allora, vediamo un po' salvataggio. Su. Ci mette un po' a salvare. Ok. Allora, allora, in che mese siamo noi prima di tutto? Tieni fuori da qua. Siamo primo di ottobre. Primo di ottobre. Io ho qua le uova sono in salita al negozio vicino allo shop, insomma. Novembre, infatti mi ricordavo che era qua, quindi vado a dormire una volta e vado a vendere le uova. Vedi che ce l'ho già qua, cariche. Ah, fammi riscuotere le due missioni. Allora, questa è fatta, 3291, ok, e questa 3249, ok. Ma altre non ce ne sono le missioni, eh? Come mai non ce ne sono più? Vediamo un po', eccolo là, ecco che scende per la seconda volta, quindi dovrebbe essere un po' più carico, qua c'è giù qualche barbabietola ancora, potrei fare in giro dopo recuperarlo perché qualcosa dovrei riuscire ad avanzarne dalla missione e magari le vendo, ci guadagno un po' io. Apri il coso. Ok, dai che sei quasi pieno. Qua è ancora lungo. Questa sera invece se riesco volevo fare la seconda tappa della Route 66 con Flight Simulator.
quasi quasi provavo a alzarlo per farla con il vecchio bondo che fermo. Il Boeing 247D, no. Un po' che non lo uso, quasi quasi, anziché prendere il Cessna, usare il Boeing. Metto un'ora ad avviarlo, se parte. Devo togliere i difetti del motore, dall'impianto elettrico, perché l'ultima volta mi ha preso fuoco in volo, sono ovviamente precipitato. E non c'è più stato verso di farlo partire, non so perché, non... i fusibili erano buoni, forse la pressione dell'olio era sparata su un po', con la temperatura, adesso non mi ricordo, penso quello e quindi ha preso fuoco. E poi era stato danneggiato il motore, non so per quanto tempo, ma... Allora tolgo quei danni lì e poi vediamo di farci un volo. Un po' negli anni 30, ops, 35, diciamo l'aereo del 33, quindi diciamo 35/40. Rena. Ok. Non vedo il cassone. Ok, allora qua. E poi devo sentire sia Guido che gli altri per i minuti, qualche partita sulla mappa americana, qualcosa su questa mappa, sempre minuti. Sono già partiti i ragazzi dello Sverdman, non so a che punto sono, abbiamo provato a guardare all'inizio ma senza farla live, e poi sono partito io, quindi non ci siamo riusciti. Ma adesso dai, oh, un grosso lì. Allora, per risparmiare un po' di soldini, quasi quasi sulla rota ci salto su io un momentino. No, cartello, lo sapevo che c'era, ho fatto fuori. Quindi svuotiamo la roba. Oh, ma come 10%? Ah, 10, 61% anche, quanto 10. 61% vedo. Basta, vuota, aspettiamo che arrivi in fondo, poi premo mano il controllo di pista. Peccato questi monitor qua, se li mettevano qualche movimento di qualche console. Così sono un po' più brutti. Allora, facciamo subito giro intorno al traliccio. Ancora c'è ancora una passata. Vado adesso ancora. Thank you.
adesso no. L'effetto l'ho lasciato. Quindi devo stare dentro per il... cos'è? Un po' meglio. Più o meno. Bene, bene, bene. No, ancora. Ma perché non ho la misura? Non ho l'occhio su scalato. Non è che non la uso mai. Però no, devo rendere il massimo la resa di scalare. Viva! Tutto a scatturare il sangue. Come questo, va. Vediamo un po' adesso. L'altra volta ho fatto un quasi tutto il campo così e poi sono a posto con la sala di più da fuori. Questo è quello. Non guadagni tanto, però siccome un po' di raccolto mi resta, lo vendo e ci guadagno io soldi. Prego il perfetto qua per scarico e poi faccio sempre il collaccio. Sì. Questo. Ah, vedete subito questo pezzettino.
dunque, come le portate? Proprio la rimborsa. Si guadagna tanto. Sapete che le missioni non ci sono. Una volta fatta questa, la devo dire, la vado a leggere, ovviamente, che non so se, però ne ho due di giorni per la stagione, quindi non so, non mi ricordo più se è un giorno o due, all'inizio non lo so, però anche due, però andava che non lo so. Grazie per aver indietro questo no, per fare la veloce vabbè niente, noi siamo qua, facciamo una passata ancora in avanti. Grande grande grande
lascio un attimo. Sono pieno, via. Se devo andare avanti e indietro da qua, intanto che io. Andiamo a scaricare il camion, camion. Stavolta sta fuori. 59.400 litri, una volta. Ovviamente questi mezzi qua sono tutti a noleggio presi dalla missione. Per forza di cose, perché possibile poi acquistarli. Anzi, c'ho anche il mega debito, no, però c'è un bel debito che devo pagare appena una volta. Ecco, l'unico campo che ho acquistato sono stati gli orti, quello degli orti, le serre, poche parole. Sono gli unici che mi rendono qualcosa al momento e devo pagare fertilizzante e quant'altro. La spesa ovviamente dal terreno. Adesso guardiamo quello d'erba, come quanto è cresciuto. Dal campo d'erba è qua vicino, quindi ci passo, guardo com'è. Ok, 75% trasportato per il campo di vicino. Ce ne vuole ancora un po'. Campo grande. Vabbè, tempo, col tempo, una volta riusciamo a farcela.
Allora, nel campo terra che mi dà la mappa di base, oltre quei due campi vicino a me, alla fattoria, ecco. Ma c'è qui sotto, in fase di crescita, 70%. Perché? Ah, ma mi chiedo, faccia vivere l'artura. Ma devo fertilizzarlo, anche questo, sì. Fammi vedere, fertilizzazione qua. Tac, 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 dove sono? Questo qua. Ah no, ma è già blu scuro. È già al secondo stadio. E allora perché è così poco? Ah, no. Ah, no, scusa, ho sbagliato. Fertilizzato 100%. E la resa che è bassa perché non ho usato la calce viva e la rattura. E quando avrò più tempo, magari sull'inverno, così faccio la rattura, farò la rattura, farò la calce viva e quant'altro, calce viva, poi farò ancora la semina d'erba e fertilizzazione e quant'altro, così la resa dovrebbe aumentare. Non li ottenevo d'erba tanto perché ho intenzione di acquistare le mucche per il latte e i formaggi, quindi fieno, insilato e quant'altro. Ho lasciato ancora un bel, sono andato storto la prima volta, è pieno, tanto spicchiamo lo stesso. Fermati, che arrivo. Thank you.
San Punto al centro per la missione fatta. Poi c'è il trasporto per la 75. Adesso intanto che lui gira, non lo so, mi preparo anche io, carichiamo l'ultima parte, stiamo un pezzo lontani perché quello di parte di quelle manovre che... Vai! Caricando qui, su, 2 km di distanza, no. Okay. Non è facile, non vedo niente. Vabbè, vai. Potrei mettere anche il tempo a 5. Fammi vedere. Così almeno. Allora, tempo reale facciamo 5. Così passa anche un po' il giorno. E vediamo un po' com'è la sera di notte anche questa mappa.
magari viene pronto anche il mio trattino qua. Il traffico l'ho tolto perché è talmente idiota. Traffico l'hanno reso ancora più idiota di prima, del 19, secondo me. Un'ora ci siamo, dai, finiamo il campo se riesco, entro l'ora, così incastriamo quei soldi lì. No, entro l'ora no, però entro l'ora e mezza se riesco. 86%, dai. Devo finirlo tutto, che non voglio ancora stare su quel campo. Ah, poi guardiamo quant'è la resa, non mi ricordo più, 30.000 euro mi sembra, qualcosa del genere. Poi qui c'è un baffone da raccogliere, un pezzettino, rinellato anche tutto qua, guarda quanto, e alcuni pezzi anche qua. Ah, oh, non ce la faccio, arriva giù, gira questo, guarda, fermati. Allora, stiamo prendendo qui. Non manca tantissimo, dai. Allora, guardiamo un po' la missione. 34.849 più. Devo lasciargli il noleggio dei mezzi e costo degli autisti, ok, degli aiutanti. Barbabietolo da zucchero. Sì. Però non ce ne sono più altre, perché non me ne dai più? Deve scattare il giorno. Vediamo cosa c'è in offerta. Questo qua, no, ma le balle le prendono lo stesso senza aver bisogno di... Ah, ma questo qua è miscelatore, però a cavolo miscelatore, 9.000 non sarebbe male. Io ce l'ho il miscelatore, no, non ce l'ho il miscelatore, fammi vedere, non ce l'ho. Se lo prendessi adesso a 9.000, cosa costa nuovo qualcosa di questo qua? È LRA 142, 9.440. Allora vediamo un po', magari c'è quello più grande, 29.000 costa, porca bestia, sono 20.000 euro in meno. Non male, non male. Questo cos'è? Ah, le balle di paglia, volevo dire. Sala di mungitura mobile. Ma io quello là lo prendo. Questo. Questo cos'ha? Metti tre. Ah, scusa, ho attaccato al trattore, ho capito. Ah, ci vuole una lama. Non mi ricordo come funziona sto coso. Indietro vediamo. Combinazione non mi dice niente. Niente. No, io voglio prendere questo a sto punto. Carro miscelatore. A parte che con le mucche che ho. No. No. Aspetta un attimo. Tanto le mucche non le ho ancora. Ma no, ho perso ancora una volta il treno.
Counter-Strike. Così scarichiamo la roba. È pochino. Thank you.
c'è ancora poco. Barba dietro magari possiamo scaricarlo un po'. Non è tanto, ma andiamo a far qualcosa. Rena. Vai. Vediamo quanta percentuale. Trasporto. Il 95%, dai che l'abbiamo quasi finita. Questo trasporto ce la racconta. E pensare che non la conosco questa mappa ancora. Ho fatto i campi qua vicino, gli altri poi, anche i punti vendita non li so dove sono. Ho iniziato proprio da poco, quindi non la conosco ancora. Adesso qua potrei andare avanti e indietro dall'altro.
Boh, lasciamo un po' il pannello. Non so se è giusto, proviamo. Spero ci sia anche la mia bella testa. Ops. Troppo non c'è neanche così, ops.
soldi non ci sono, perché io non posso comprare soldi per andarsi a vendere un po' di alla fine. Spero che voglio prenderlo subito. E poi via la tutta parte non ho visto qua. Intanto posso andare a scaricare un po' la roba. Facciamo poi andare avanti un momento, vediamo se con questo riusciamo a concludere il trasporto, non penso. Speriamo. Sbandata, ma
Ah, ecco, vedi, 12.453 euro di entrata, quindi la missione è finita, tutto quello che c'è nel campo, più qualcosa che vi interessa, spawn è mio. Già questo non male. Potrei immagazzinarli e vedere di andare a venderli quando sarà il momento. Non so dove mettere perché non ho un filo per la vetro. Quindi lo vendo, devo pagare il debito. Come ti faccio troppo in interesse. C'è un pezzettino qua, non lo devo ricordare. Su. Ah, devo aspettare che venga giù. Adesso è dal lato giusto. Quanto ho rotto io. Diciamo che era su tutto. Bye. Caricare, passare, non è posto, un grande stato. Thank you.
Facciamo solo aspetta un po'. Sì, non è tanto, è poco, è pochino, ma mi dà fastidio perché sono cose che faccio da bene, lasciarle giù anche a me. Ok, qua già che ci sono, allora anche qua alzo. Basta. Dove sono col camion qua? A parte che potrei andare giù anche con la roba, eh. Andiamo con questo. Traffico non c'è perché l'ho spento, tanto è idiota. Vai. No, non c'è un po' più veloce. Rischiamo dal negozio 17, 13, quello più grande, 21. Per il parco secondario sperando di riuscire a scaricarla, questa massima. Spazio ce n'è. Fatto questo, un cazzo. No! Ma che palle! Chiuso, questo che ora apre? Alle 17 era questo, ma no! Ma che coglione! Ma io gliela lascio qua davanti. Ma che palle, devo andare a dormire fino alle 10 mi apre. Vabbè. Non posso consegnarla così. Allora, andiamo a dormire. Tanto abbiamo detto che in novembre vado a vendere le uova, queste. Altro, non ho niente da fare. Che cazzo, sta per la porta qua. Dovrebbe essere qua fino alle andiamo fino alle 9. Poi magari arrivano altre missioni.
Dai, che arrivo, guarda come gira l'orologio. Vai. Beh, quanto ci mette? Ma avevo detto un giorno, no? Quanti giorni sono qua? Due? No, Novembre vendo le uova io. Ma basta, quanto va avanti? È impazzito. Qui si è bloccato, va avanti all'infinito, no? Ma guarda che c'è l'inverno fuori. Fuori c'era la neve? No, è impossibile. Si è bloccato qualcosa la neve. E c'è ancora problemi con questo gioco, no, guarda quanto va avanti. No, si è bloccato lì, no, ma scherziamo. Oh, non riesco a far niente. Oh, no, Ah, Dio. No, si è bloccato e uscirò brutalmente sperando mi abbia salvato la partita prima. No, non va bene questo gioco ancora, dai. Ma perché fa queste cose? L'altro giorno andava. Vabbè. Chiudo qua la live e poi vediamo. Speriamo bene. Ciao ciao, buonanotte a tutti.